Buongiorno! Allora, manca poco più di un mese alla nascita e quindi direi che è arrivato il momento, dopo aver insomma organizzato mentalmente il tutto, di passare all'azione per mettere in pratica tutto quanto per l'arrivo insomma di Mirko. E niente, io avevo pensato a una serie di video relativi proprio all'argomento, tra insomma la valigia per il parto, e come mi organizzerò io anche in funzione del dopo parto. E quindi insomma niente, ci faremo compagnia per un po' di video, magari insomma ci possiamo anche scambiare qualche consiglio o suggerimento. E quindi niente, direi che è il momento di metterci all'opera. Oggi iniziamo con il sistemare tutti quanti, insomma, i suoi vestiti, il suo corredino, dopo aver fatto infiniti lavaggi. Adesso sono pronta per assemblare tutto quanto, insomma, lo facciamo insieme, se ti va. Questo, come alcune di voi hanno già visto in un vecchio vlog, è il comò che ho preso, insomma, per sistemare tutte quante le sue cosine. Il classico mobile d'IKEA. E niente, man mano che io ho lavato, insomma, tra le cose nuove e i vecchi vestitini di Enea appena nato, io ho preso e li ho sistemati qui, diciamo, un po', insomma, alla rinfusa. Quindi adesso, insomma, passerò a toglierli, a dargli un senso, a sistemarli, insomma, tra pigiamini, bodini, calzini e quant'altro. Per aiutarmi nell'organizzazione ho preso sempre da IKEA questi separatori che insomma avevo usato anche per Enea, dove dentro ce ne sono 2, 4, 6 di diverse misure. Ne ho prese due confezioni, ora non mi ricordo queste quanto le ho pagate. L'unica cosa che le volevo in celeste come le avevo prese per Enea, però c'erano solo bianco o nere, quindi insomma le ho prese nere. Insieme al mio piccolo aiutante sono riuscita a terminare. Non mi chiedete come, perché non potete capire. Cioè, adesso ai piedi ha voluto messo certe. Aspetta, no? Vieni qua! Vieni!
Aspettate che adesso arriva. Enea, vieni qua. Che ti sei messa i piedi? Cosa hai voluto? Ok. Ti sei stancato. Bene. Dicevo, vedeva le cose, cappellini, scarpe, se le voleva mettere tutte, quindi non so come, insomma, appunto, sono riuscita a terminare. Quindi adesso niente, vi faccio dare un'occhiata così, insomma, vediamo come ho organizzato il tutto. Ho anche già messo da parte e alcune cosine che poi porterò all'ospedale, poi quelle ve le faccio vedere in un altro video. E basta, dai, senza che continuo ancora a chiacchierare, giro così vi faccio vedere. Allora, apri tu, Enea. Bravo. Ecco, ovviamente lui si è preso i ciuci. Vabbè, questi qua sono dei ciuci che ho comprato io, sono quelli lì della MAM 0 un mese, che sono insomma quelli con cui mi sono trovata meglio. Questo qua invece era uno, credo che me l'avevano regalato. No, aspettate che l'ha aperti. Aspettate! Ok, li ho salvati. Io ho dovuto dare un'altra scatolina, se no qui. Allora, dicevo, me l'hanno regalato, quindi insomma, essendo che per appunto un mese, no, un giorno addirittura, vabbè, l'ho messo qua. Allora, in questo primo cassetto ci sono tutti quanti i pigiamini, questi qua in cinghia, sono tutti quanti taglia 56. Questi qua sono quelli, insomma, nuovi che ho preso. Poi, qua che sono misti, ci sono tipo diciamo, i vecchi di Enea, sono sempre pigiami, però questi qua sono in cotone. C'è ad esempio questo lattino, ve lo faccio vedere, dai, lo smonto, non fa niente. Questo qui è stato un regalo quando è nato Enea, ed è insomma del Bayern Monaco, e quindi troppo, troppo simpatico. Vabbè, quindi sta qua. Qua ci sono tutti quanti i bodini, tra diciamo vecchi e nuovi, e poi qui ci sono delle cosine che adesso sarei anche un po' indecisa, che sono taglia 50, che sono dei bodini che io avevo preso ad Enea quando insomma preparavo il corredino per lui, ma essendo che è nato di 54 cm, io non gliel'ho mai messi. Diciamo che alla fine sono pochi, perché saranno 4-5, ora non mi ricordo. E niente, sono un po' indecisa sui bodini, quelli di sotto, perché ce l'ho tutti taglia 56, se non due che sono taglia 50, e non lo so, insomma, se prenderne un set da 3 taglia 50 più piccolino, insomma, ora vedo. Vabbè, poi questo lo ripiego. Poi nel secondo cassetto ci sono invece le cosine più, diciamo, carine, più per uscire, non sono, insomma, non sono appunto pigiami, quindi sono sistemati così. Qua sono con i pezzi, con i pantaloni, i salopette, e anche questi qua, sempre per uscire, però questi qua sono un pochettino più, insomma, sono più leggeri, quindi li ho messi qua. Poi, per finire, abbiamo qui l'ultimo cassetto. Scusate il fiatone, ma io ormai ci convivo, quindi questo è. Allora, qua ci sono delle copertine, qua ci sono i vari lenzuolini per navicella e insomma, Next to Me. Sono tutte qua, già lavate, tutte stirate, alcune insomma sono finte stirate, però non lo diciamo a nessuno. Qua ci sono dei calzini, cappellini, il sacco Nanna che avevo preso ad Enea, che non ha mai voluto, e spero insomma che insomma, questa volta riusciamo ad utilizzarlo. Una copertina, questa qua me l'ha fatta la mia mamma, e delle scarpine. E basta, poi c'ho altre copertine, altre cose, insomma, tra che mi ha fatto mia zia, altri regali, però stanno nella cassettiera, quella più grande.
Quindi adesso chiudiamo. Intanto qui è ritornato lui con un ciuccio in mano e uno in bocca, così giusto per non perdere l'abitudine. Ogni tanto facciamo il cambio. Vediamo qual è il più Ah. buono. Ok. E quindi questo. Ok, allora ritorno dove era all'inizio, solo che nel frattempo la luce è cambiata perché siamo nel primo pomeriggio. Questa prima parte, diciamo che è terminata. E basta questo. Io adesso quindi vi saluto. Frattempo tra bambini e gatti qui passa la qualunque, vabbè, eccoci. E basta, ci vediamo nel prossimo video. Grazie della compagnia. Un bacio e alla prossima. Ciao.